mostro una piccola piccola ricettina cosmetica che potete realizzare tutti quanti voi a casa, ed è la ricetta di un tonico per il viso. Prima di iniziare volevo dirvi: non fate caso alla mia faccina, perché sono struccato, ho solo la base, diciamo, quindi una BB cream e un po' di blush, ma non ho nulla sugli occhi, non ho mascara né nulla. Infatti mi sono messa i due fiori in testa per distrarre un po' l'attenzione dalla mia faccia, perché sono ovviamente orribile struccata, però fa niente. Diciamo che lo scopo di questo video non era certo farvi vedere il mio super look, ma era quello di parlarvi di un prodotto cosmetico fai da te, per cui non ci farete caso, diciamo così. Se volete vedere invece le foto del look realizzato insieme, insomma, a questi fiori che ho in testa e a queste belle treccine che ho oggi, diciamo che è un po' di giorni che le ho, infatti oggi sono un pochettino messe male. Ho detto mettiamo i fiori così copriamo un pochettino il fatto che le trecce sono mezze distrutte, distraiamo dal fatto che la mia faccia è una faccia di merda. Cogliamo l'occasione per dire che potete andare a vedere su Instagram le foto relative al make-up realizzato ispirato a Frida Kahlo, in cui appunto indossavo anche questi fiori esattamente così, con queste treccine. E niente, quindi a parte questo partiamo subito. Quindi vi ricordo appunto di, se non l'avete ancora fatto, di seguirmi anche su Instagram, dove pubblico prevalentemente foto di make-up look realizzati su di me o su altre persone. E quindi diciamo che lì ritorna un po' la mia passione make-up, che poi alla fine è anche lavoro, per cui troverete tutte le foto che riguardano il mio lavoro di truccatrice. Mentre sul canale trattiamo un pochettino più altri temi, che appunto sono skincare, film, serie TV, viaggi e quant'altro. In questo piccolo video, piccolo se ce la faccio stringere, perché come al solito mi dilungo in mille discorsi, volevo appunto parlarvi della ricettina ormai da me consolidata per realizzare un tonico viso fatto in casa. Molto semplice, molto veloce, con ingredienti veramente super reperibili, che abbiamo bene o male tutti in casa. Io l'ho, come vedete, messo in questa boccettina che ha poi lo spray, quindi potete sia vaporizzarlo poi sul viso a mo' di spray, sia, come in realtà tendo a preferire fare io, su un dischetto di cotone che poi si passa sul viso. Dipende anche dalla fretta, dal momento. Di solito la sera me lo vado a mettere col dischetto per vedere anche e avere una prova tangibile magari dei residui di make-up tolti, mentre la mattina invece lo vado più che altro a vaporizzare sul viso. Io è già qualche settimana che l'ho realizzato, vedete dove sono arrivata, l'ho messo in questa boccettina che ho acquistato dai cinesi, ma insomma trovate ovunque, insomma, vuota, e l'ho appunto poi riempito del mio tonico. Ho ovviamente superato la metà, me ne manca pochino. Ecco qui, vediamo se mette a fuoco. Ecco qua, sì. Cerco di utilizzarlo spesso e velocemente, anche perché comunque non è un prodotto che ha all'interno conservanti, per cui va consumato piuttosto velocemente. Per realizzare questo tonico ho guardato diverse ricettine, ma l'ho poi assemblate a mio modo, nel senso che ci sono diverse varianti. Se voi guardate un pochettino in internet trovate mille ricette per dei tonici fatti in casa. Io ho trovato la mia versione che va bene per me in questo momento, mettendo insieme sia quello che avevo in casa, sia quello che appunto poteva andare bene per me, per il mio tipo di pelle. Io ho una pelle mista, che tende appunto a lucidarsi, quindi volevo qualcosa che mi desse sia idratazione, che tenesse un pochettino a bada il problema della lucidità, che andasse insomma a purificare un pochettino, ma perché no, qualcosa che potesse essere anche anti-age, volendo, visto che è considerato che con questi fiori in testa non sembra, è struccata, non sembra, ma ho 30 anni, per cui bisogna iniziare a curare anche la pelle da questo punto di vista.
Allora, la ricetta è appunto semplicissima e vi do anche diverse varianti. Io ho utilizzato un infuso di finocchio che ha delle proprietà che vanno benissimo per il mio tipo di pelle, ma potete utilizzare anche la camomilla, per esempio, che è un pochettino più lenitiva, più calmante. Io ero convinta di farlo con la camomilla nel momento in cui sono andata lì e mi sono messa a farlo. Ma non avevo camomilla, assurdo, ma in quel momento non avevo camomilla, per cui ho ripiegato sul finocchio, che comunque va benissimo perché è un infuso di finocchio e malva, quindi comunque lenitiva, tranquillizzante. Tranquillizzante si dice, vabbè. Ho fatto il mio infuso, dopodiché cosa ho fatto? Avevo in casa le bacche di goji, anche le bacche di goji hanno un sacco di proprietà. Ora io non ricordo tutte le proprietà delle bacche di goji, sinceramente, ma googolando sicuramente trovate tutto. E comunque le avevo viste utilizzate in un'altra ricetta in cui le mettevano però con un altro infuso. Quindi diciamo che voi potete scegliere l'infuso che preferite, che vada dalla camomilla al finocchio, come nel mio caso, la malva, la melissa, l'infuso che ha magari le caratteristiche che più si come si dice? Non riesco a parlare. Vabbè, con le caratteristiche che vanno meglio per voi, ecco, da diversi punti di vista, che possono essere quello della pelle piuttosto che anche semplicemente quello che insomma avete in casa in quel momento. Ho preso appunto le bacche di goji e le ho lasciate per una notte intera in immersione, diciamo, fare una sorta di macerato all'interno appunto del mio infuso, in modo che i due elementi si andassero a amalgamare. Il giorno dopo ho filtrato il tutto, quindi ho rimosso le bacche di goji e ho tenuto praticamente solo il liquido, quindi l'infuso di finocchio con il liquido rilasciato durante la notte dalla macerazione, dall'infusione delle bacche di goji. Dopodiché già il vostro tonico potrebbe essere pronto. Io ho voluto aggiungere un qualcosa in più, quindi due ingredienti che vanno bene per le pelli impure. E quindi ho aggiunto un cucchiaino, ma neanche mezzo cucchiaino, poi dipende anche da quanto è grande il vostro boccettino, ma io per questo ho messo non tantissime bacche di goji perché comunque sono costose e io non le mangio personalmente, a me non piacciono tanto, però le aveva comprate il mio moroso per quello che l'avevo in casa e lui le mangia e siccome appunto costano non volevo sprecarle, non volevo buttarle via in questo modo, quindi ne avrò usate una decina neanche, sì. Un pochettino comunque, e poi appunto dicevo un mezzo cucchiaino di aceto e lo doserei molto, d'aceto di mele, scusate, non ho specificato, che è appunto astringente, purificante e in più è anche conservante, quindi vi permette di poter conservare il vostro tonico un po' di più rispetto alla norma, ecco, perché se no nel giro di una settimana al massimo dovete buttarlo se non lo consumate. Avendo comunque una boccettina grossa mi scocciava, capito? Quindi ho cercato di in realtà non ha nessun problema, quindi anche se è passato credo più di 2 settimane non ha odori strani né nulla, quindi perfetto come quando appena fatto, forse proprio grazie a questa aggiunta in più dell'aceto di mele. Anche lì un sacco di proprietà, l'aceto di mele va bene anche per le maschere per il viso, insomma, per il viso va benissimo. Per cui gliel'ho aggiunto. L'unica cosa, l'unica pecca è che ha un odore molto molto forte. Quindi il mio tonico sapeva tantissimo di aceto di mele e spruzzarsi in faccia una cosa così forte non è molto piacevole. Per cui per quello vi dico di dosarlo. Io ne metterei meno di mezzo cucchiaino, quindi solo giusto un po'. Per far sì insomma che non puzzi troppo. Io dopo ho trovato il rimedio che vi dico, però all'inizio era veramente cavolo, fa troppo tanto, cioè si sentiva solo lui, quindi non mi piaceva tantissimo. Non è finita, dicevo, due ingredienti che vanno bene per appunto la mia pelle, aceto di mele e in questo caso sì, potete anche abbondare perché a me la fragranza non dispiace, succo di limone.
Quindi avevo proprio il concentrato, se ce l'avete bio, meglio perché rimaniamo sul tutto naturale. Io nella prima volta non ce l'avevo bio, la seconda neanche, esatto. Quindi l'ho fatto con quello che avevo. Però succo di limone, anche qua un cucchiaino, basta. Per questa dimensione, che sono un, quanto è? Non lo so. Non so quanto sarà questo, sarà un 100 ml più o meno. Dopodiché il vostro tonico è pronto, quindi sbaciocate un pochettino, vaporizzate, top. L'unica cosa è che aveva appunto un odore molto forte di, come si dice, di aceto, che a me non piaceva per niente. Per cui cosa ho fatto? Ho aggiunto, cosa che appunto potete fare, anche se non avete messo l'aceto, per esempio, però è una cosa in più che ci sta benissimo comunque nel vostro tonico, qualche goccia di olio essenziale, anche qui a piacimento, a seconda di quello che più preferite per fragranza o per caratteristica, a seconda del vostro tipo di pelle. Io ho messo qualche goccia di olio essenziale di lavanda, quindi sempre purificante, calmante, lenitiva e un odore che mi piace molto, per cui ora il mio tonico non sa più di aceto, non si sente assolutamente più odore di aceto, ma ha un fortissimo odore di lavanda che sovrasta su tutti gli altri odori. Vi consiglio, se volete che si senta di più, per esempio, la camomilla piuttosto che il finocchio, quindi l'odore dell'infuso, quindi un odore magari un po' più tenue, di anche lì dosare un attimino meglio gli oli essenziali, perché io ne ho messe credo 5 gocce, ma hanno invaso tutto quanto, e dopo 2 settimane ancora persiste veramente molto molto molto. Quindi appena si spruzza veramente c'è questo odore di lavanda per tutto il bagno, che però a me piace, per cui non mi disturba affatto, anzi. Sulla pelle poi non è così persistente, quindi non è un problema, ecco, almeno per me non lo è mai stato. Che dirvi d'altro? Nulla, questa è la mia versione. Voglio provare appunto a realizzarla con la camomilla al posto dell'infuso di finocchio, e magari vedrò insomma con altri infusi, devo ancora un attimino informarmi. Però diciamo che tra le varie varianti dei vari tonici che ho visto realizzati più o meno in questo modo, io ho messo insieme gli elementi che potevano fare al caso mio. Niente, quindi io spero che questo mini tutorial più discorsivo vi sia stato utile. Non vi mostro il procedimento perché ovviamente è una cosa veramente veramente molto semplice. Ve lo ripeto in breve. Infuso, quindi prendete l'acqua, la fate bollire insieme a quello che volete, quindi o camomilla, o nel mio caso appunto ho messo il finocchio e la malva, quindi proprio la bustina, piuttosto che proprio le vostre erbe, con il vostro, fate con la tisaniera, insomma, come preferite, vi fate la vostra tisana come fareste normalmente a casa. Io l'ho anche bevuta, cioè nel senso l'ho fatta un po' è andata a finire qua dentro e un po' l'ho bevuta, ovviamente, quella sera. Dopodiché ho messo in ammollo, in infusione, a macerare, diciamo così, non so se si può dire così, ho messo comunque in immersione un po' di bacche di goji per far sì che il mio tonico abbia anche quelle proprietà. Dopodiché il giorno dopo ho filtrato il tutto per ottenere solo il liquido. Nel liquido ho aggiunto un pochettino, mezzo cucchiaino di aceto di mele, un cucchiaino di succo di limone, e qualche goccia di olio essenziale a piacere, sempre relativa alle caratteristiche della vostra pelle, sarebbe il top. E niente, questo è tutto. Questo è tutto, io spero di esservi stata utile. Come vedete, una ricettina veramente molto semplice, perché io non sono un'esperta spegnettatrice, faccio veramente solo cose veramente veramente semplici, ma ero curiosa di provare a realizzare qualcosa fatto in casa e ho optato per un tonico, che è comunque un prodotto che mi piace molto utilizzare. E niente, se decidete di provare a fare questa piccola ricettina, fatemelo sapere, scrivetemi un commentino qua sotto. E nulla, io vi saluto e al prossimo video.